Andrea. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Ora, certamente i temi del diritto d'autore e della privacy sono centrali, insomma, nella riflessione e nei processi anche di riforma in corso a livello europeo, alcuni più avanzati, come nel caso del diritto alla protezione dei dati personali, alcuni in corso d'opera con tutte le difficoltà, tutte le criticità presenti, che sono state evidenziate anche poco fa dal professor Gambino, per le proposte ancora in essere, insomma, a livello europeo. Sono centrali perché toccano i diritti fondamentali delle persone. Nel sistema europeo andiamo a inquadrare questi fenomeni come legati all'individuo, quindi è fondamentale avere questo in mente. Lo è certamente un'azienda come Google, che basa il proprio business, il proprio stesso modo di esistere fin dalle origini sul rapporto di fiducia con le persone. Ecco, il ruolo di centrocampista, il diritto d'autore, la privacy, non solo, purtroppo abbiamo tante altre questioni aperte sul tavolo, ma va bene, fa parte del gioco, siamo in ottima compagnia e in compagnia sempre più ampia, per fortuna, di tutti quanti noi utenti, cittadini. Abbiamo sempre più offerte, sempre più soggetti, sempre più aziende di tutto il mondo che ci offrono dei servizi incredibili, che hanno cambiato le nostre vite. Vediamo che siamo circondati di schermi di qualsiasi tipo, di oggetti di ogni genere che pochi anni fa non potevamo neanche immaginare, e che hanno cambiato le nostre abitudini e il nostro modo di essere, e anche, diciamo, i nostri bisogni o le cose che ci fa piacere cercare. Si può immaginare in qualche caso in peggio, ma certamente, come insomma, si ricordava prima, insomma, c'è il rischio con la questione delle informazioni, se non si tutela adeguatamente l'informazione, il giornalismo di qualità e così via, che ci sono il corrimento dell'informazione, ma allo stesso tempo ci sono una quantità enorme di offerte di servizi possibile a portare tutti in maniera gratuita da parte di tante aziende. Google è probabilmente la più nota, perché è nella vita di tutti noi e perché probabilmente, lasciatemelo dire, insomma, offre servizi gratuiti da tanto tempo che utilizziamo quotidianamente tutti quanti. Quindi questa è la grande, è probabilmente per il motivo per cui tutti hanno presente, a partire dai regolatori, hanno presente, ma non solo i cittadini, prima di loro per fortuna, hanno presente Google come primo interlocutore, come centrocampista, come trequartista, come un pericolo finito. Però ce ne sono tanti altri, piccoli, nascono in continuazione, con tanti esempi al di là dell'oceano, ma anche in Europa, ma anche in Asia ci sono tanti soggetti che hanno cambiato la vita di tutti quanti gli utenti. Io vorrei, per rispondere alla domanda, lasciare intanto la parola agli altri e continuare il dibattito e poi magari tornare un po' di più, fare un cenno a un punto fondamentale, che è quello del valore dei dati. Parliamo naturalmente, perché molti di noi sono giuristi e perché stiamo discutendo di regole, delle regole adeguate o meno, delle regole appena approvate a livello europeo, in corso di implementazione, penso alla GDPR nel nostro paese e quelle in corso di riforma sul copyright. Ma ecco, dal punto di vista, insomma, prima si parlava del rapporto tra copyright e innovazione, bisogna ricordare che soprattutto bisogna lavorare probabilmente insieme su, diciamo, prima di tutto in una sinergia tra pubblico e privato, ma poi anche dal punto di vista educativo, su rendere sempre più coscienti tutti quanti sull'utilizzo che viene fatto dei dati, certamente, e sul loro valore.
Allora, i dati servono a tante cose, servono per il business delle grandi o piccole aziende, online o tradizionali, perché tutte quante ormai hanno i dati, è una questione di utilizzarli, hanno più o meno dati, naturalmente a seconda della grandezza del business, ma è una questione di utilizzarli nel modo migliore e trarne valore. Trarne valore non significa solamente utilizzarli per servizi di pubblicità più targetizzati, che vanno più incontro ai presunti bisogni, insomma, dell'utente, oppure no. Significa trarne valore per fornire servizi migliori allo stesso tempo e per, diciamo, faccio qualche esempio, per esempio per dare maggior sicurezza all'utente che è online. Quindi utilizzo i dati di navigazione in maniera che, attraverso una loro analisi che viene fatta in modo responsabile, fornisco, diciamo, delle soluzioni, degli strumenti all'utente stesso per mettersi al sicuro da attacchi che sono sempre più frequenti. Hanno un grande impatto sociale i dati, un grande impatto sociale perché ci sono tutta una serie di strumenti che noi offriamo, per esempio, gratuitamente a chiunque voglia utilizzarli, dall'analisi dei flussi dell'influenza, che sono più famosi, sono citati fin dal 2003 in quel noto lavoro su Big Data, fino a un traduttore che è sempre più avanzato, fino all'assistente, alla nuova app e così via. Servono per fare scelte migliori, per decisioni migliori da parte dei policy maker, perché avere i dati, per esempio pensiamo all'utilizzo virtuoso dei dati da parte dell'Istat, sulle abitudini della popolazione, aiuta poi la politica a fare scelte migliori. Servono al settore pubblico, che sta cercando di fare tanto in questo paese su questo, per aprire l'utilizzo dei dati, l'identità digitale, il rapporto più diretto col cittadino, utilizzare servizi di cloud computing che sono, come tutti sappiamo, insomma, chiunque usi, faccio un altro esempio, ma ce ne sono altri, Google Drive per esempio, sa quanto oggi possiamo lavorare in modo molto più efficiente tra privati, nella vita quotidiana, professionale, ma anche con sistemi di cloud, sistemi di open data, eccetera, avere un rapporto rivoluzionario, pian piano sempre più attuale anche in questo paese, con la pubblica amministrazione. Abbiamo, vabbè, naturalmente qui è inutile che lo ricordo, insomma, come ha cambiato la vita di tutti noi che facciamo ricerca in qualsiasi campo, insomma, rispetto a pochi anni fa, ricordo il peso delle fotocopie da portare dietro, insomma, la vita è cambiata in maniera assolutamente radicale, anche il modo di lavorare tra colleghi. E naturalmente, ultimo, non per importanza, perché è quello che finanzia tutta questa rivoluzione, da parte delle imprese, piccole o grandi, che attraverso i dati stanno permettendo tutta questa rivoluzione. Insieme a business e al guadagno che viene dal valore dei dati, per le imprese viene una grande responsabilità, che nel caso di piattaforme come la nostra, insomma, mi sento di dire, mettiamo in campo tanti strumenti, magari non voglio richiamare ora, insomma, per consentire sia ai cittadini di tutelare i propri diritti, nel caso della privacy per esempio, sia ai titolari dei diritti d'autore per esempio, pensa al Content ID, di decidere come gestire i propri diritti d'autore in rete, se monetizzarli e quale tipo di decisioni adottare, con dei ritorni forti per il cosiddetto ecosistema digitale, se vogliamo usare questa parola, che abbiamo appena però riflettuto sull'opportunità di superare. È appunto un fatto alla portata di tutti, non solamente di soggetti del mondo online. È un cambio di paradigma che porta a tante sfide nuove per il diritto, e quindi, insomma, non siamo più nell'epoca di Napster, le questioni si sono molto complicate, la privacy si è molto complicata, GDPR ha appena offerto una nuova cornice che è complessa da implementare, tanti di noi si stanno interrogando
sia a livello di istituzioni, di soggetti privati che di professionisti, sul come implementare le previsioni del GDPR, e già stiamo pensando alla privacy, alla direttiva, al regolamento sulla privacy, e tutta la questione, diciamo, pone in discussione, come si accennava prima, la profilazione, il sistema di cookie, eccetera. Ecco, c'è tantissimo in cantiere. Bisogna, penso, ricordare che il progresso incredibile che abbiamo avuto negli ultimi anni, con tante sfide affascinanti per il diritto, porta tanti benefici. Quindi, prima di andare a dire non bisogna tracciare così, bisogna forse pensare che ci sono delle soluzioni intermedie per lasciare salva l'innovazione e il progresso di cui beneficiamo tutti quanti noi, purché ci siano dei comportamenti responsabili da parte di chi lo rende possibile, allo stesso tempo garantendo la bussola dei diritti fondamentali. Grazie, lascio intanto la parola agli altri colleghi. Grazie.